Ciao Ciccio! Buongiorno! Di buongiorno a tutti, buongiorno! Io sono il carichi e ci ho aperto il canale, la mia pagina! Che non stavo! Ciao amore! Mi racconterò di te il giorno, eh! Buongiorno ragazzi! Adesso stiamo andando, come sempre, a Civita Castellana. Vuoi salutare? Buongiorno, come lei siamo alla Cina, come sempre. Ah, così. Va bene, adesso andiamo. Così. Così andiamo. Ancora sono belle giornate. Non lo so quando metterò questo video, però penso che saranno sempre belle giornate. Adesso devo lasciare perché c'è Rachele. Ciao, a dopo. Ecco ragazzi, sono arrivata a Civita e adesso stiamo andando verso dove lavora la sorella, che mo ha aumentato da settembre, fa 5 volte a settimana. Bravo. Meglio che non è sposata, non è niente meglio che lavora, si deve mantenere da sola. Va bene, adesso stiamo andando là, piano piano. Il pomeriggio vado sempre a spasso con Birillo. E ecco, mi giro la fotocamera. Qui c'era un negozio che compravo sempre cose per la casa. Mamma mia, bello. Vendeva certe cose bellissime. Ha chiuso. Quando abbiamo qua il centro storico. Quello che mi ha chiesto se abita a Civita, non abita a Civita, dove sei, se sei di Civita. Io non abito a Civita, prima ci abitavo, però mi piace Civita. Però siccome che ho i cani, quando non la trovo casa che mi accettano pure i cani, allora abito lì, quella casa lì che c'è posto per i cani e tutto. Poi sinceramente abito da sola, senza condominio, sto meglio. Fai come cavolo ti pare quando stai da solo così. Invece in condominio devi averci l'orario, tante cose così. Siamo arrivati quasi in piazza. Siccome faccio il vlog, vi faccio vedere quello che faccio durante la giornata, ci sarà pure il Birillo stasera. Siamo in piazza e niente, adesso vi lascio perché siamo quasi arrivati. Ecco, siamo usciti. Lui ha fatto colazione con latte e cornetto. Io ho bevuto il latte di orzo. Io non faccio quasi mai la colazione, giusto qualche volta, un succo di frutta, robe così. E vabbè, adesso stiamo andando verso la macchina.
Qua c'è la chiesa. Chiesa. Stiamo andando verso la banca. La facciamo stessa strada prima perché stiamo andando là, la macchina. Lì c'è la pasta all'uovo. Qui è il negozio, l'avevo detto prima. E andiamo qua. Mo vedo, vi faccio i vlog, però li faccio sempre le stesse cose perché io tutti i giorni faccio le stesse cose. Per chi piace i miei vlog, faccio. E facciamo queste cose qua, basta. Andiamo, quelli che stanno entrando dentro il dottore. Si è scappato via perché sarà pieno. Qui ci sta il nostro dottore. Era pieno, si vede. È scappato via quellino. E andiamo qua. No. Vabbè. Ecco, siamo arrivati al parcheggio e ci vediamo dopo. Sono arrivata a casa, e però sono dovuta andare a comprare. Questi sono i sacchetti per i bisogni, per dirlo in giro. Ho pagato 1,80 euro. Vediamo, abbiamo piegato tutto. Aspettate, mo giro la fotocamera. 1,80 euro i sacchetti. Ci stava pure i sacchetti di più, però sono 2, 4, 6. Poi ci stava un altro che era doppio di questo qua, perché serve 2 sacchetti a volta dell'uscita, ogni uscita gli serve, o 2 sacchetti a uscita serve. Va bene, ci vediamo a ora di pranzo. Ora mi vado a spogliare, mettermi il mio vestitino blu per casa perché quello è un vestito da casa, e ci vediamo dopo a pranzo. Ciao Guerri, sta beccando proprio in maniera con bocca aperta. Mangia la pasta. Mangia, beve l'aranciata. E io? Cosa mangio? Io invece mangio il gelato verde, amore, bontà. E al... vabbè, gelato vegano. Stracciatella a cocco. Sentiamo com'è. Oggi pranzo con questo solo. Ciao e buon pranzo. Adesso mi vado a riposare e poi faccio un video per l'altro giorno della pulizia del giardino, che lo vedrete l'altro giorno, non so se l'avete visto o lo vedrete. Ecco ragazzi, stiamo andando a Civita e devo finire, ho portato a spasso, vabbè. Ah, sui vlog, ho detto, se faccio vlog faccio vedere pure che va a porta spasso lui, e perciò oggi sto facendo un vlog, non so se sarà l'ultimo vlog, però e faccio sto vlog e niente, faccio vlog e faccio vedere che porta spasso lui. Thank you.
al tempo quando arriviamo. Per chi si vuole picciare, vi faccio vedere com'è Birillo. Prima cosa, la macchia sopra non è sporco, ma è il colore del suo pelo. Primo. Poi li ho tagliati perché si sporcava troppo, penso all'erba, si attaccava troppe foglie, un casino, vedo cosa sempre a pettinarlo, così rimane un po' più pulito, con una botta se scurlamento suo se pulisce. Però è qua Birillo, fatti vedere Birillo, Birillo qua, vedete che tagliato il pelo Birillo, fatti vedere te. Mettete un po' le gocce che tu dici che sei un veterinario, ma non ci credo, perché qua siete tutti dottori. Allora, siete dottori, siete maestri, professori, come dovete imparare a leggere, a scrivere, poi siete tutto, di tutto. Mo veterinario, non ci credo. La sora, prima cosa, il pelo fatto così proprio, perché pure il padre era, c'era quella macchia sopra lì come c'era lui. Poi ho tagliato il pelo perché quando si rotolava l'erba si attaccava tutta l'erba addosso, era un macello. Mo come è, mi tocca mettere un giacchetto o un cappottino o qualche cosa così, perché lui muove in inverno, c'ha freddo. Vabbè, penso dovrà fare qualche cosa perché sta girando tanto, boh. Comunque su YouTube siete dottori. Dottore, come ci dobbiamo curare? Ci dite come è, ci capite che è una mazza. Maestri, professori, di italiano, di verbi e tutto. Siamo di qua, va. Ti porto a mezzo all'erba. Qua. E poi siete. Mo pure scappato, siete veterinari. Poi siete parrucchieri. E poi che siete? Siete tutto, tutto voi, capite tutto voi, sapete tutto voi. Io veramente non l'ho mai sopportato, c'avevo una in famiglia, che mo non ci parlo, proprio mio la odiavo perché essa capiva tutto, capiva tutto essa, io sono stata sempre stupida, perciò già sono stata così e mo non mi interessa più nessuno. Cosa mi dite? Attraversiamo, mi diva. E perciò io zozzo il cane. Ma che tutto? Che ti sei fumato? Veterinario, fa! Fammi vedere il tuo certificato che sei un veterinario, poi dopo ci crederò. Mi chiamo Roberto Sorellino, se mi vuoi fare la foto in privato e vedo se sei veramente veterinario. Ma devo essere sicura che sei tu, ci deve stare pure la foto sul documento, tutto quanto, il nome, il cognome, tutto quanto, perché io lo vado a cercare su internet e vado a vedere se veramente sei un veterinario. Ecco, sono arrivata a casa e finito per questo video. E va bene, comunque vediamo come andrà a finire questa cosa, perché è una decisione mia. Comunque basta a fare professori, i professori per imparare a scrivere, o se no mi vogliono sapere i messaggi, fate professori, fate dottori, fate imprese di pulizie, poi che fanno quelli che puliscono il giardino,
Parrucchiere, che ci andiamo a fare? Se... Che ci andiamo a fare con le fuori giardinone? Ci state voi, che dite come tocca fare? Che ci andiamo a fare la parrucchiera? Tanto ci state voi, dite quello che devo fare. Mo basta. Mo basta, non mi dovete dare più i consigli. Io non voglio più che mi consigliate le cose. Non mi scrivete se dovete scrivere se stronzate, perché vi blocco. Le persone che mi offendono saranno bloccate. Da oggi in poi io bloccherò tutte le persone che non mi piacciono i loro commenti. Adesso vi lascio, ciao, al prossimo video.